Signore, buonasera, diamo inizio al Consiglio con l'appello. Signor Parfetto, Cicchitti, Scarinci, De Fanis, Testa, Pellegrini, Menarotto, De Iuris, Milanese, Palena, Di Mauro, D'Amelio, Di Giacomo, Sciolini Borrelli, De Virgilis, Fantasia, Mena Vincenzo, Antonini, assente. Constatato il numero legale, andiamo avanti con il Consiglio. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di notifiche di decisione fiscale. Decreto legge 193 del 2016. Il vice sindaco. Buonasera a tutti, come anticipato dal Presidente, con il decreto legge del 22 ottobre 2016 il Governo ha praticamente sentenziato la fine di Equitalia e con essa la rottamazione, cosiddetta chiamata rottamazione delle cartelle esattoriali per le imposte che vanno dall'anno 2000 all'anno 2016. Mentre per quanto riguarda tutti i tributi di competenza degli enti locali, l'articolo 6 ter, sempre dello stesso DL, lascia facoltà ai comuni, quindi nel nostro caso al nostro comune e a tutti, come a tutti gli enti locali, se aderire o meno a questa norma di carattere generale. La sostanza è questa, che per tutti i tributi locali in carico dal nostro concessionario dall'anno 2000 all'anno 2016, se il Consiglio Comunale aderisce a questa norma, si dà la possibilità ai contribuenti di pagare il tributo aumentato semplicemente degli interessi e delle spese già affrontate dal concessionario per arrivare alla riscossione, e vengono annullate completamente le sanzioni previste da tutte le norme per chi ovviamente non ha pagato i tributi. Rientra anche la possibilità di condonare, diciamo, chiamiamolo così, anche le sanzioni da codice della strada, e in questo caso si paga la sanzione, sempre compreso gli interessi, mentre vengono completamente abbattuti gli interessi di mora. Questo è, diciamo, in poche parole il provvedimento a cui è chiamato il Consiglio Comunale questa sera nel deliberare o meno questa ipotesi di adesione. Ovviamente questo nel corpo della delibera è spiegato degli impatti non solo sul contribuente ma anche sulle casse, diciamo, chiamiamole così, del comune, in quanto stiamo parlando, come ben capite, di crediti che sono fortemente in dubbio la loro riscossione, per cui negli anni, da quando è entrato in vigore il nuovo concetto di contabilità, questi fondi iscritti in bilancio vanno di pari passo compensati con l'FCDE, e quindi ovviamente sul bilancio è come non ci fossero questi crediti, in sostanza, perché da una parte scrivi queste somme in entrata, dall'altra parte sei costretto ad accantonare somme
che per quest'anno arriviamo al 70%, quindi diciamo di tutto l'importo, se siete costretti a accantonare somme che vanno quindi a mettere da parte delle somme per coprire queste somme che hai scritto in bilancio ma che sono di dubbia esigibilità. Quindi queste sono le motivazioni che ha spinto la Giunta comunque ad proporre questa delibera. E nell'ipotesi, appunto, come dicevo prima, dell'adesione del Consiglio Comunale di Atessa, si dà la facoltà quindi ai cittadini, ai contribuenti, di fare richiesta di adesione. Il concessionario ha 30 giorni di tempo per rispondere al contribuente per dare l'esito della richiesta, e con essa si stabiliscono anche le modalità di pagamento del tributo. Queste modalità sono lasciate alla discrezione dei vari consigli comunali. Noi abbiamo fatto una proposta in questi termini, e cioè in base alla somma che il cittadino deve pagare. Abbiamo fatto delle ipotesi di rateizzazione. Comunque il limite massimo di rateizzazione non può per legge superare il settembre 2018, quindi tutta la somma che il contribuente è tenuto a pagare nel caso aderisce a questo condono è tenuto a pagarlo inderogabilmente entro il settembre 2018. La nostra ipotesi è questa, che per debiti fino all'importo di 250 euro è ammesso un versamento in un'unica soluzione da effettuarsi entro il luglio 2017. Importi da 250 a 500 euro, versamento in due rate di pari importo, la prima scadenza luglio 2017 e la seconda scadenza aprile 2018. Per importi da 500 a 1000 euro, versamento in tre rate di pari importo entro i mesi luglio e novembre 2017 ed aprile 2018. Per importi superiori a 1000 euro, il versamento in quattro rate di pari importi luglio e novembre 2017, aprile e settembre 2018. Ovviamente per questa rateizzazione è previsto comunque il pagamento degli interessi legali aumentato di 3 punti per il periodo appunto della rateizzazione. Queste praticamente sono le notizie più importanti del regolamento che avete avuto è potuto consultare. Le domande devono essere presentate entro il 2 maggio 2017. Grazie Sindaco, chi interviene? Consigliere Borrelli. Una domanda, grazie, mi sono distratto, ma che quanto è stato calcolato porterebbe, diciamo, tutte delle cose quanto... Sì, allora, il totale dei tributi non pagati, comprensivo delle sanzioni previste, cioè quindi gli importi iscritti a ruolo, ammontano complessivamente a 1.600.000 euro. La quota che andremmo a perdere, diciamo così, di queste sanzioni che vengono cancellate è di circa 200.000 euro. No, è il 30%, però non di tutto, perché sulle sanzioni del codice della strada non è così, cioè, abbiamo fatto fare comunque un estratto dal nostro concessionario e questi sono i dati. Io tradizionalmente mi pare che questo si possa definire libera semilità. Nazionale, quella c'è, cioè la 193 del 2016, che in pratica è quello che ha fatto e fa Equitalia per quelli
perché non hanno pagato i tributi già accertati. Nel caso del comune evidentemente si tratta di tributi comunali, IMU, rifiuti eccetera, e quindi pagando l'importo residuo delle somme inizialmente richieste senza le sanzioni è esattamente, diciamo, ricalca il provvedimento Equitalia. Quindi siccome pensiamo che sia comunque una agevolazione per chi ha avuto problemi con il fisco, tutto sommato, diciamo, viene incontro agli interessi del cittadino nel pagare le tasse, diamo un giudizio positivo, ecco. Grazie consigliere Governo, ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, per dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chiedo un minuto di raccoglimento per le vittime di Rigopiano e Campo Felice. Grazie.